Amici di Tennis Stars, oggi parleremo del concetto della caduta della punta della racchetta sotto la linea del polso quando facciamo il dritto e il rovescio, ma anche quando facciamo il servizio. E useremo un aiuto che ci è stato suggerito da Igor proprio nell'ultimo stage che abbiamo fatto a Vicenza, e useremo una bottiglia d'acqua circa metà piena, un po' diciamo un quarto di acqua all'interno della bottiglia, per far capire che tipo di concetto, il concetto del peso della racchetta. Quando siamo quando aspettiamo un colpo e siamo al centro, sia che arrivi un dritto o un rovescio, il peso della racchetta starà diciamo sul manico, perché noi teniamo la racchetta alta, è come se tenessimo questa bottiglia alta, e quindi l'acqua, spero si veda, ok? Questa è l'acqua che si muove, l'acqua sta verso il basso, quindi il peso ce l'ho sulla mano, sul polso. Quando apro, nel caso del dritto, il peso sta sempre alto, e ci metto anche la racchetta vicino, così cerco di tenere tutte e due, ok? Quindi sta sempre alto. Quando arrivo qui, la fase di caduta dell'attrezzo, cioè che la punta della racchetta va sotto, per sentire il peso che va verso il basso, cosa succede? L'acqua si sposta. Quando vado qui, se allento la presa, l'acqua va verso il basso, e quindi il peso si sposta dalla mano alla punta della bottiglia. Stessa cosa succede con la racchetta. Passo in alto, quando vado verso l'impatto, mollando la presa, la punta della racchetta va giù perché il peso si sposta, e poi tornerà su, uguale dalla parte del rovescio, sempre l'acqua verso il basso, vado alla mia destra, poi di solito con la mano sinistra per un destro si porta giù la punta e l'acqua, come vedete, si sposta verso il basso, da questa posizione si sposta verso il basso, uguale, quindi con la racchetta sarebbe questo, vado qua, la mano sinistra porta la racchetta verso il basso e poi salirò per voi su una mano. Uguale con il servizio stessa cosa, quando vado a preparare si sta verso l'alto, e quando vado poi a servire cosa succede? Questa va dietro, uguale con la bottiglia d'acqua, se il peso è verso l'alto, quando preparo l'acqua è verso la mia mano, quando devo andare all'impatto l'acqua, avete sentito? Fa questo. Per far questo si stringe di meno la racchetta in modo che scenda giù, perché se io stringo forte difficilmente questa andrà giù, oppure va giù ma farò tanta fatica. Allentando la presa questa scende, proprio per questo concetto qua. Uguale sul dritto, uguale sul rovescio, acqua su e torna su. Provatelo se avete una bottiglia d'acqua a casa. Ciao!